carabinieri del capoluogo hanno identificato il branco di 6 giovanissimi che hanno picchiato un coetaneo di 16 anni. Le indagini sono partite dopo la denuncia della vittima. Nuova segnalazione e deferimento di uno spacciatore, questa volta a Isernia. Il giovane è caduto nella rete di carabinieri e vigili urbani della città. La conferenza dei sindaci ha approfondito la questione legata al piano operativo sanitario del Molise. Il sistema della salute dei cittadini deve essere migliorato. Gli invasi idrici della regione sono già in sofferenza. Delle scarse precipitazioni piovose e la mancanza di neve ne risentono i laghi di Guardia Alfiere ed Occhito. Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione quotidiana di TLT, in apertura alla pagina della cronaca. Atti di bullismo quotidiani fino all'aggressione vera e propria. 6 giovanissimi dovranno comparire dinanzi al tribunale dei minorenni a Campobasso a causa dei gravi comportamenti su uno studente di 16 anni. Vediamo. Dopo indagini approfondite condotte dai carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso, sono stati individuati e denunciati alla Procura per i minorenni di Viale Elena 6 studenti che a fine gennaio hanno aggredito, malmenando un sedicenne originario di Sant'Elia a Pianisi. Gli atti di bullismo nei confronti del minore erano iniziati da diversi mesi e la baby gang non si era fermata nei loro intenti minacciosi. La denuncia presentata dal giovane alunno dell'Istituto Agrario di Via Manzoni ha fatto scattare gli accertamenti del caso, che successivamente hanno portato a dare un volto e un nome ai 6 aguzzini e a mettere in salvo il giovane preso di mira dalla violenza dei suoi coetanei. Per garantire un ambiente sicuro e confortevole per i giovani, ribadiscono le forze dell'ordine, la comunità civile e le istituzioni scolastiche devono necessariamente segnalare comportamenti sospetti e contribuire in questo modo a creare un clima di rispetto nelle scuole, tra le piazze e nei luoghi di ritrovo. E in un periodo caratterizzato da un aumento degli episodi di violenza che coinvolgono giovani e giovanissimi in Italia, domani si celebra la giornata dedicata al fenomeno del bullismo. Si tratta di una iniziativa che è stata istituita nel 2017 del Ministero dell'Istruzione perché sia un momento generale di riflessione su una vera e propria piaga sociale, sulla ricerca degli strumenti adatti per impedire comportamenti violenti che sono sempre più intollerabili in un paese civile. Costante e quotidiano il flusso di stupefacenti in arrivo in Molise, a Isernia, nell'abitazione di un giovane spacciatore. Le forze dell'ordine hanno ritrovato diverse dosi di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi. Sempre più dilagante in regione il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani, senza distinzioni di estrazione sociale e culturale. Dopo gli arresti domiciliari della settimana scorsa a Termoli, disposti dalla Procura della Repubblica di Larino, il fenomeno si è spostato di nuovo su Isernia e provincia. Nella città capoluogo un giovane è stato deferito per detenzione di droga finalizzata alla vendita tra i tossicodipendenti. L'operazione è scattata in collaborazione tra la compagnia Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale per alcuni movimenti sospetti dello spacciatore. Infatti, ad una verifica più dettagliata nell'abitazione del ragazzo, i militari hanno scoperto complessivamente 20 grammi di hashish, uno spinello, un flacone di poppers, 2 bilancini, coltelli e materiale solitamente utilizzato per il taglio e confezionamento delle dosi di stupefacente. Nonostante gli appelli delle forze dell'ordine, istituzioni e dei mass media, la vendita di droghe leggere e pesanti non ha interruzione alcuna. Il flusso di sostanze illecite è costante pure nelle due province molisane, dalla malavita delle regioni circostanti, in primis dal Foggiano e dal Casertano. E a Vasto Girardi sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri sul furto di circa 25 bovini da un allevamento del posto avvenuto nelle ore della notte. La sottrazione degli animali è stata denunciata ai militari dell'arma dall'allevatore, un danno quantificabile in diverse migliaia di euro. E dopo le dichiarazioni dell'onorevole Cesa sulla mancanza di risorse per finanziare il decreto Molise, si aprono le polemiche in regione. Alla critica del consigliere regionale Roberto Gravina corrisponde la replica del presidente della giunta Francesco Roberti.
il cosiddetto decreto Molise e le risorse che il governo centrale avrebbe messo a disposizione dell'intero territorio regionale sono stati al centro dell'intera campagna elettorale delle politiche. Dopo il silenzio post-elettorale, tornano oggi nuovamente di attualità attraverso le dichiarazioni in una intervista dell'onorevole Cesa che sottolinea la difficoltà a reperire i fondi utili al rilancio prospettato nel decreto. Immediate le critiche del consigliere regionale Roberto Gravina. Il centrodestra molisano si affretta a replicare, evidentemente in imbarazzo per difendere l'indifendibile. Sta di fatto che il decreto Molise non è arrivato e non arriverà, e questo la dice lunga sulla credibilità del centrodestra molisano. A differenza di Cesa, che evidentemente se ne è reso conto e lo ha dichiarato, gli altri parlamentari si affrettano a difendere quelli che sono dei provvedimenti del tutto ordinari. Ricordiamolo che i 40 milioni di cui si parla, più 200 milioni per il ripiano del disavanzo, un disavanzo, ricordiamolo, che ha un nome e un cognome, ovvero lo stesso centrodestra che ha governato questa regione, non è nient'altro che allungare una rata del debito, quindi di erogazioni dirette a questa regione non ce ne sono e non ci saranno. Abbiamo parlato anche di PNRR, si è mischiato il tutto come se fosse merito del governo Meloni o del centrodestra molisano aver ottenuto fondi del PNRR che invece riguardavano tutt'altro governo. E questo perché? Questo perché evidentemente si è in difficoltà, nulla si è fatto e nulla si farà per la sanità. Le dichiarazioni del ministro Schillaci che riguardavano l'ospedale Cardarelli o gli ospedali di Termoli e di Isernia ancora oggi non vedono nessun tipo di ulteriore finanziamento per implementare le attività, con il solo risultato, lo ricordiamo ancora una volta, di aumentare le tasse per tutti i cittadini molisani. Alle parole dell'ex sindaco di Campobasso seguono quelle del presidente della Giunta Francesco Roberti, che respinge ogni rimostranza. Decreto Molise, dopo che è stata data a questa regione 250 milioni di euro, ci vorrei una bella faccia tosta pretendere un decreto Molise che per quello che riguarda la rivisitazione del Balduzzi già stanno lavorando le commissioni preposte per rivisitare il Balduzzi e dare la possibilità alle piccole regioni come il nostro Molise di poter avere una sanità a misura. Stiamo cercando anche altre risorse, perché l'ho detto in tempi non sospetti, stiamo facendo una due diligence per verificare quella che è stata la contabilità del 2021 al 2023. E quindi capire nella successione dei vari governi e dei vari controlli ministeriali se i conti tornano, non è più nemmeno. Ci risulta che noi ad oggi abbiamo 134 milioni di euro di debito da un punto di vista sanitario e che dobbiamo fare un rientro su questi 134 milioni. Non so che cosa è stato riportato da parte della stampa, cosa è stato detto da Cesa. Ho letto che abbiamo 1 miliardo di debiti, ne esageriamo. L'ho sempre detto io, abbiamo 500 milioni di euro di debito sanitario, circa di debito in generale, dovuto a tutto quello che è il sistema regione, cioè le difficoltà sull'aspetto dei trasporti e le poche risorse che vengono girate su questo sistema, il vecchio debito sanitario con tutti i mutui che abbiamo, e quindi noi sulla base di quello che è stato il governo nel finanziarci per 200 milioni di euro abbiamo fatto un piano di rientro. All'interno di questo piano di rientro c'è anche il piano di rientro sanitario per uscire dal commissariamento. E nell'ambito del processo di miglioramento del sistema sanitario regionale rientra anche l'innovazione tecnologica, nello specifico la piattaforma Molise Salute, che si presenta sia come applicazione che come sito web utilizzabile gratuitamente da tutti i cittadini. La realtà del mondo moderno impegna a migliorare sempre di più, utilizzando l'innovazione tecnologica, il processo di vicinanza alla cosa pubblica, accedendo con più facilità ai servizi e semplificando di molto la vita dei cittadini. Nasce in quest'ottica la piattaforma Molise Salute, che permette di accedere a molti dei servizi sanitari, tagliando meccanismi burocratici e garantendo più celerità. La piattaforma si presenta sia come applicazione che come sito web e potrà essere utilizzata gratuitamente da ogni cittadino. Semplicemente un modo per far sì che i nostri cittadini siano più vicini ai servizi sanitari,
la possibilità di utilizzare le nuove tecnologie per fare prenotazioni, ma soprattutto per evitare di fare quelle recarsi agli sportelli, anche la possibilità di prenotare le visite, di verificare la cronologia e i tempi per ricevere queste visite, e quindi un modo moderno che già in altre regioni è stato approntato per avvicinarsi ai servizi sanitari. Ma è una sanità che deve necessariamente cambiare passi, ci sono le risorse, bisogna utilizzarle e far sì che queste risorse possano migliorare il servizio. È convocata a Campobasso la conferenza dei sindaci molisani chiamati ad intervenire nel percorso di approfondimento ed analisi della bozza del piano operativo sanitario, un documento che nei propositi di tutti deve ridisegnare il sistema di tutela della salute in regione. Il Molise ha urgente bisogno di un nuovo e più adeguato piano operativo sanitario che sia indicativo di un sistema di tutela della salute organizzato al meglio, rispondendo alle esigenze dei cittadini, che possa considerare l'intero territorio e dare risposte ottimali attraverso la reperibilità di nuovi medici ed operatori pronti ad accogliere i pazienti molisani e quelli provenienti da altri luoghi. E della bozza del nuovo piano se n'è parlato a Campobasso davanti alla platea dei sindaci convocati in conferenza dal loro presidente, il sindaco di Agnone, presidente della provincia di Isernia, Daniele Saia. Una iniziativa che è servita per fare il punto sulla situazione, per comprendere come il sistema dovrebbe funzionare per essere più efficace nella cura e più efficiente nei servizi. Un passo futuro che nell'immediato deve trovare concretezza, rispondendo alle esigenze del PNRR e di tutte le disposizioni emanate dal governo centrale. Un piano che deve essere assolutamente funzionale e trovare l'apporto di tutti i soggetti, dal mondo politico nazionale e locale alla struttura commissariale e naturalmente all'azienda sanitaria della Regione Molise. È stato il modo per coinvolgere tutti i cittadini molisani attraverso i loro sindaci, proponendo l'approfondimento delle tematiche, ma anche presentando le scelte che sono alla base del nuovo percorso individuato. In ogni caso, il presidente della Giunta, Francesco Roberti, è stato chiaro e preciso. Resta la centralità dell'ospedale Cardarelli e l'area disagiata del Caracciolo ad Agnone e le strutture SPOC di Isernia e Termoli, ma a questi si vanno ad aggiungere le 13 case della salute presenti in tutto il territorio regionale. Il POS dovrà essere definito entro il 15 febbraio e diventare punto di riferimento per tutti, ma anche il momento preciso per iniziare una serie di lavori riorganizzativi e di ammodernamento e messa in sicurezza dei luoghi destinati all'accoglienza dei pazienti e di ogni cittadino. E all'ospedale veneziale di Isernia è nuovamente operativo l'ambulatorio di chirurgia senologica e il servizio è attivo ogni martedì mattina. L'ambulatorio nel nosocomio del capoluogo di provincia si aggiunge a quelli già in funzione al Cardarelli di Campobasso il martedì, mercoledì e giovedì e al San Timoteo di Termoli nei giorni lunedì e mercoledì, sempre in orario mattutino, dalle ore 9 alle ore 13. Una sanità valida deve essere in grado di garantire certezza delle cure e vicinanza ai cittadini, nonostante in regione la pesante carenza di personale medico e infermieristico. E cambiamo argomento, gli invasi idrici della regione sono già in sofferenza, le scarse precipitazioni piovose e di neve hanno abbassato e di molto il livello di acqua nei laghi di Guardia Alfiera ed Occhito. Temperature pressoché primaverili in questo inizio di febbraio su gran parte del centro Italia, valori massimi nettamente al di sopra della media del periodo, assenza totale di neve anche a quote di montagna, mentre le precipitazioni piovose sono sempre più rare. Un quadro poco confortante che lascia immaginare cosa possa accadere nel periodo estivo tra giugno e settembre, quando le campagne saranno completamente a secco di acqua piovana e arse dal sole cocente. Attualmente la carenza idrica nel lago di Guardia Alfiera, il principale dell'intera regione, è di oltre 10 metri al di sotto di quello massimo assoluto. Stessa sorte per l'invaso artificiale di Occhito al confine tra Molise e Puglia. Mentre gran parte delle risorse idriche del lago di Chiauci sono destinate al consorzio di bonifica di Vasto, è evidente che le portate di acqua dei fiumi Biferno, Trigno, Volturno e Fortore
siano fortemente penalizzate dai cambiamenti climatici degli ultimi anni, dati che devono far riflettere i consumatori per limitare l'eccessivo spreco di questa importante quanto limitata risorsa in ambito domestico e la dispersione idrica ancora troppo elevata in vetusti acquedotti comunali delle due province. Per agricoltori e allevatori il quadro futuro diventa ancora più insopportabile. L'Italia dei piccoli borghi sull'Appennino nasconde tesori inestimabili di arte, paesaggi e cucina invidiati nel mondo, non da meno nei piccoli centri del Molise interno. Per noi Vittorio Labanca. Il Touring Club italiano ha segnato durante la giornata inaugurale della Borsa Internazionale del Turismo di Milano le bandiere arancioni per il triennio 2024-2026. In Molise confermate a friggiarsi dell'emblema sono per la provincia di Isernia Agnone, la prima sin dal 2011, Frosolone, Roccamandolfi e Scapoli e quindi Forrazzano per la provincia di Campobasso. Iniziativa nata grazie al Touring Club italiano nel 1998 e che vede di base un comune in ogni regione. Ottima conferma dunque soprattutto per la cittadina altomolisana che aspira a diventare città della cultura italiana per il 2026. Una certificazione di qualità turistico-ambientale dalla durata di 3 anni conferita dal Touring Club italiano ai piccoli comuni con un massimo di 15.000 abitanti che si distinguono per un'offerta di eccellenza e un'accoglienza di qualità e che trovano nel turismo una concreta opportunità di rilancio. Secondo i dati emersi dall'analisi del 2023, il 67% dei comuni bandiera arancione hanno registrato un punteggio più alto rispetto a quello del 2020. I comuni certificati, che già si distinguevano per elevati standard qualitativi, hanno migliorato ulteriormente la loro accoglienza, dimostrando un impegno crescente nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed ambientale. Adesso le previsioni meteorologiche prima della nostra pagina sportiva. Metalimpianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio Corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio. Metalimpianti Boiano. Info 0874 77 34 54. Oleificio cooperativo di Venafro, olive, olio e tradizione. Sulla strada statale 85 Venafrana, viale San Nicandro 41 a Venafro. L'anticiclone africano presente anche oggi sul centro Italia. Bel tempo sul Molise con temperature comprese tra i 6 gradi di Isernia e la massima di 15 a Campobasso, mentre per l'Abruzzo dalla minima di 5 gradi dell'Aquila ai 16 di Chieti. Cielo poco nuvoloso dalla sera, Adriatico centrale quasi calmo, venti variabili, pressione ancora stabile domani sulle due regioni, valori atmosferici senza particolari variazioni, correnti sud-occidentali. In Serie D il Campobasso continua a restare in vetta nel girone F in compagnia della San Benedettese. Al termine della gara vinta contro il Roma City ha parlato l'allenatore Rosario Pergolizzi. Il Campobasso mette in archivio una vittoria pesantissima prima della sosta 2-1 al Roma City e vetta mantenuta in coabitazione con la San Benedettese, rossoblu che partono in quinta con il gol dopo appena un minuto, poi il raddoppio ed un secondo tempo di contenimento. Mister Pergolizzi ha analizzato così la 13ª vittoria. Siamo partiti bene, come lo abbiamo fatto anche con l'Atletico Ascoli, come poteva succedere con l'Atletico Ascoli di fare 2-3 gol, però purtroppo poi forse fine primo tempo un po' di calo fisiologico, nel secondo tempo bene, l'ultimo quarto d'ora di nuovo mi è sembrato di tornare a Senigallia alle prime partite quando ti subentrava quella paura. C'è anche da dire che loro, mi permetto di dire che è una squadra molto fisica, una squadra che comunque palleggia, gioca bene, forse ci ha lasciato un po' di spazio davanti, ma la conoscevamo, l'abbiamo preparata così, anche i due attaccanti un po' più rapidi, sia per Sicchini che Di Nardo,
la scelta è stata data da quella per non dare più punto di riferimento, come Romero può essere un attaccante un po' più, o Coquen che non stava benissimo. Ripeto, è un risultato importante che fa classifica, però questo ti fa capire che è un campionato duro. Per Golizzi pare aver trovato anche la quadra dei suoi, almeno questo dicono i risultati raggiunti fin qui dal tecnico siciliano. È quello che nella mia mente, il modulo, il 3-5-2 è un modulo purtroppo che tutti dicono che è molto difensivo, può essere, però io sono arrivato, ho cercato di capire e di cercare di valorizzare intanto i singoli, di creare quel gruppo, perché nei momenti che le cose non vanno bene è normale che il gruppo ha delle debolezze, e poi di cercare di non spostare molto. Voi mi chiedete come vorrei giocare, oggi volevo per dirti 4-3-1-2, mi piacerebbe giocare 3-4-1-2, anch'io avrei voglia di soffrire meno e giocare meglio, perché la verità è che si può giocare meglio, anzi uno deve provare secondo me sempre a giocare meglio. Però per come giochiamo, il 3-5-2 è questo tipo di squadra. Poi mi dite, c'è la mezzala con la gamba che deve andare dentro, ci sono i due quinti che devono avere passo e devono essere a livello organico forti, devi avere i due attaccanti. Lo sappiamo, però noi dobbiamo fare di necessità virtù. Io credo di tirar fuori il massimo in questo momento da questo, ma non è detto che nell'arco più si fa l'obiettivo vicino, più comunque dovrai cominciare anche un po', come si vuol dire, o vincere o perdere, giusto? E quindi là ci vorrà un po' di estrosità, un po' di coraggio in più, ma non è perché manca il coraggio, è proprio perché comunque in questo momento la vedo così, però il ragionamento è giustissimo, ecco, non fa una piega. E l'Aquila si inceppa tra le mura amiche contro la Vigor Senigallia, un pareggio amaro per i rossoblù abruzzesi che si allontanano dalla coppia Campobasso e San Benedettese. L'Aquila e Vigor si incrociano al Gran Sasso d'Italia per la quinta di ritorno in Serie D, Girone F. Nemmeno il tempo di partire e Mancini si fa male dopo appena due minuti. Al suo posto entra Marini. Poco dopo il 21esimo, l'Aquila chiede il penalty per un intervento ai danni di Persiani che reclama un tocco alla caviglia destra. Con le immagini di Donatello Ricci rivediamo il tutto a rallenti. L'arbitro Rossini decide di far proseguire. Certe gare, da sempre equilibrate, possono smuoversi anche e soprattutto grazie agli episodi, ma quello che stiamo per raccontarvi non è assolutamente catalogabile tra le casualità, ma iscrivibile come perla. Costa Ferreira recupera un pallone e dopo aver guadagnato qualche metro prende la mira e calcia. La palla finisce dove nessuno può arrivare, Barzanti compreso. L'Aquila passa in vantaggio con il pubblico tutto in piedi a tributare con una standing ovation il 7 portoghese. Costa Ferreira che ci prende gusto provandoci ancora sei minuti più tardi al 32, ma la palla esce di pochissimo, stavolta a fil di palo con Barzanti comunque in traiettoria. L'Aquila che insiste e che cinge d'assedio la difesa marchigiana e abruzzesi che vanno vicini al raddoppio sul cross di Belardinelli che imbecca la testa di Alessandretti. La palla sbatte sull'incrocio, ma per Rossini di Torino c'è stata la spinta del difensore aquilano. La Vigor vuole tornare a riposo col pari in tasca, ma Ballello, dopo l'ottimo filtrante di Cherriota, colpisce troppo con l'esterno mandando a lato. L'ultima emozione del primo tempo è questa, con l'Aquila e Vigor che vanno a riposo sull'1-0 a favore dei rossoblù abruzzesi. Ad inizio ripresa Giulio Dori rimane ai box, evidentemente per un leggero malanno fisico, con Mandrelli che va a occupare la posizione dell'infortunato ex Delfino Curi. Al minuto 56 è bello il giro palla aquilano con Origlio che segue con gli occhi l'incursione di Banegas. Il pallone per il 10 è ottimo, ma l'ultimo tocco del Pocio non è pulito con la Vigor che può respirare dopo il brivido. Brivido che attraversa la schiena di Cappellacci al 61, quando da destra arriva un cross pericolosissimo che Pesaresi non riesce a intercettare e con Michelin costretto al corner. La Vigor preme e al 66esimo trova il pari. Da calcio piazzato Cherriota disegna un ottimo cross per Tomba che di testa sul secondo palo buca la porta per l'1-1. L'Aquila che attacca quasi a testa bassa e Vigor che può sfruttare alcuni spazi lasciati dagli abruzzesi. Cherriota ne può approfittare attorno al minuto 81, ma il mancino muore tra le braccia di Michelin.
Quasi al 90esimo l'Aquila ha il pallone del vantaggio quando Angiulli scodella al centro la palla. Marcheggiani non trova lo spiraglio, poi sulla respinta Piscitella caccia a colpo sicuro, ma il muro difensivo dice ancora no alla conclusione dell'esterno d'attacco. Finisce 1-1, un match complicato, come da previsione. La Vigor se l'è giocata e se l'è giocata davvero bene. L'Aquila che rallenta il suo percorso facendosi ancora recuperare un vantaggio, stavolta meraviglioso, siglato da Costa Ferreira. Ora la vetta si allontana, con Brunetti e Co a meno 4 dalle prime due. La Vigor va a prendersi gli applausi finali dei propri tifosi e anche di chi, spettatore neutrale, ha assistito alla partita. Sarà l'Aurora Alto Casertano a sfidare il Teramo nel turno nazionale della Coppa Italia di Calcio, la gara di andata mercoledì 14 febbraio. Sentiamo le parole del regista campano Nicola Mancino dopo la vittoria del trofeo regionale sul rettangolo di Agnone. Nicola Mancino al secondo tentativo, l'Aurora Alto Casertano c'entra la Coppa Italia. Una soddisfazione in uno stadio pieno, avete richiamato anche spettatori festanti come ancora adesso con la Coppa, cosa significa? Sì, sicuramente è stata una manifestazione bella, con una bella cornice di pubblico, infatti i ragazzi, sia noi che il Venafra abbiamo disputato una buona gara. Il primo tempo è stato sicuramente migliore. Sì, abbiamo giocato un grande calcio. Abbiamo avuto anche qualche occasione per fare gol, però i ragazzi non hanno mollato e abbiamo portato la Coppa a casa. Dicevamo del secondo tentativo, un premio in questi anni per voi, per la società, per il pubblico che state partecipando al torneo di eccellenza, dove ancora sicuramente ve la giocherete con l'Isernia fino al termine della stagione. E diciamo è un premio che i ragazzi e la società meritano, perché anche l'anno scorso abbiamo perso a 86esimo. È proprio un premio ai ragazzi che veramente ci mettono l'anima in ogni istante. Poi per quanto riguarda il campionato, sì, è una lotta a due, siamo lì e ce la giochiamo fino alla fine sicuramente. Tornando alla Coppa Italia, l'impegno adesso casalingo, mercoledì 14 contro il Teramo, formazione che ha vinto la Coppa Italia abruzzese, una società storica del calcio abruzzese che ha calcato campi del professionismo italiano. Sì, sicuramente è una società e una squadra forte e ambiziosa, e infatti si vede dalla classifica, stanno più 7 o più 8, è una squadra ben organizzata, un grande allenatore. Diciamo ce la giochiamo, tanto noi siamo una squadra giovane, andiamo su tutti i campi e facciamo la nostra figura come sempre. E vince l'Air Basket Termoli nella sfida in casa contro il Magic Chieti alla Pala Sabetta 97-65 in favore della squadra termolese. L'Air Basket Termoli ingrana definitivamente la marcia giusta e nello scontro diretto per il secondo posto asfalta il Magic Chieti in un Pala Sabetta gremitissimo, con il risultato finale che è di 97-65 per i termolesi. Mostruosa prova di forza dell'Air Basket Termoli che stravince questo big match. Biancazzurri che si impongono senza mezze misure su una delle squadre più valide del campionato. Fin dalle prime battute del match si è capito dal piglio, dalla caparbietà e con cui sono scesi in campo sul parquet i ragazzi di Marinelli che questa sarebbe stata una serata dura per i teatini. Non c'è stata mai partita tra le due squadre. Marinaro e C non hanno lasciato scampo agli avversari, decisi in difesa, precisissimi in attacco, eppure perfetti nei tiri da tre e su quelli liberi. Il divario di 32 punti al termine certifica la prestazione stratosferica. Ora il secondo posto in solitaria non è più un'utopia. Grande lavoro fatto dal coach Marinelli e dalla società. Una grande prova di squadra. Fin dall'inizio abbiamo approcciato bene, ce l'avevamo detti negli spogliatoi. Anche voglia di rivalsa, dato che all'andata abbiamo perso i 20 punti e non c'è mai stata partita, quindi oggi era importante e abbiamo vinto. Veniamo a due vittorie e abbiamo appena superato un momento difficile dalle due sconfitte. Questa vittoria è importantissima sia ai fini della classifica che di tutto il campionato. E questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento di giornata a tutti. Arrivederci.